Quindi ragazzi, cosa fate se vedete una vecchietta per strada? Dico di darmi i soldi della pensione. No e assolutamente no, quella è estorsione, è un reato. Le palle, le cose migliori sono tutte illegali. Vedi di impegnarti, di questo passo verrai bocciato all'esame. Torno subito. Mi mancava solo questa. Ehi Goku. Cosa c'è Satoko? Stasera vieni in camera mia, ho qualcosa di importante da dirti. Non puoi dirlo adesso. No, la signorina Kiki potrebbe tornare a momenti. Vediamoci alle 22. Ma va bene, conta su di me. Appuntamento con Satoko tra circa 3 ore. Vegeta, gli altri dovrebbero già essere su Discord. Salve a tutti. Ego, finalmente sei arrivato. Quindi adesso siamo tutti, giusto? Al momento manca solo. Scusate il ritardo, ragazzi. Adesso siamo davvero tutti. Come ben saprete, con un motivo per cui vi ho riuniti qui. Di nuovo, già abbiamo sottovalutato il problema. Ma è il momento di mettere un punto a questa situazione. Oh, ne sei sicuro? Sicurissimo. Arriviamo quindi alla fatidica domanda. Se la Francia è il suo fortetto, partiti in Brawl Stars. Ma che cazzo ci vuole giocare a Brawl Stars? Bravo Vegeta, qualcuno deve pur dirlo. Non è così male. Server di Minecraft. Una idea. Andata. Allora che server sia? Direi che per stasera ho dato. Vado anche io, raga. Buonanotte. A questo punto andiamo tutti. Notte, ragazzi. Porca vacca, sono tumefatto. Te lo sono. Ma sono già le 2. Alzarola. Spero che Satoko sia ancora sveglia. Razza di idiota, ti si è rotto l'orologio. Perdonami, non avevo visto l'ora. Comunque, guarda cos'ho qui. Io telefono. Ecco dove era finito. Grazie mille. Aspetta, sai dove l'ho trovato? Nelle mie tasche. Cosa? No, era in un rifornimento. Effettivamente io e Duncan ci eravamo fermati a far benzina. Ma tu come hai fatto a saperlo? Fortunatamente Bulma si è ricordata che le avevi rubato il telefono mesi fa, quindi siamo riuscite a rintracciare la posizione. Beh, grazie mille. Non ti ho chiamato solo per ridarti il telefono. Qualcuno ha risposto al posto tuo mentre lo avevi perso. E di chi si tratta? Era un ragazzo, probabilmente molto giovane, però era una voce diversa da quella che abbiamo sentito in macchina. Quindi mi stai dicendo che c'è più di un rapito? Ormai è certo che non si tratti di una sola persona e voglio essere onesta. Colui che sta architettando tutto questo potrebbe essere più vicino di quanto pensi.